Oggi vedremo assieme che cos'è e a cosa serve la pacciamatura. Buongiorno a tutti, eccoci qui oggi con un nuovo argomento. Oggi vedremo assieme che cos'è la pacciamatura e soprattutto analizzeremo assieme le 5 funzioni principali che questa tecnica svolge nei nostri orti. Mi raccomando, rimanete fino alla fine che faremo qualche considerazione e vedremo che ci sono anche degli effetti collaterali. La pacciamatura è ciò che utilizziamo per coprire il suolo e può essere di 3 tipi. Può essere pacciamatura organica, quindi con materiali naturali come paglia, foglie. Può essere di tessuti artificiali, esistono proprio i teli pacciamanti, oppure possiamo utilizzare la juta, il cartone, quindi materiali costruiti dall'uomo che servono per coprire il suolo. Esistono addirittura dei materiali plastici, quindi che possiamo usare per più anni. E poi c'è la pacciamatura verde, quella un po' meno utilizzata, che consiste nel mettere piante tappezzanti, tipo il trifoglio che rimane molto basso, che consentono di coprire tutto il suolo. Se ci fate caso, in natura il terreno scoperto non esiste perché o c'è il prato e quindi il tappeto erboso va a coprire il suolo e i raggi solari non passano, oppure c'è il bosco e quindi gli alberi vanno proprio a coprire e fare ombra e oltretutto sul suolo ci sono le foglie e i rami secchi, oppure c'è il terreno desertificato, il deserto, la sabbia, dove non c'è fertilità e quindi non c'è neanche copertura del suolo da parte dei vegetali. La stessa cosa vale nei nostri orti, il suolo deve essere sempre coperto, perché se ci fate caso in natura, anche quando c'è un'erosione, un albero si ribalta e c'è della terra nuda, lavorata, in pochi giorni arrivano le cosiddette erbe infestanti per noi, però sono erbe spontanee, quelle pioniere, che servono proprio per chiudere e mantenere la fertilità del suolo. Dobbiamo immaginarci come se il suolo fosse ferito, ci sono delle ferite, c'è la terra lavorata e la natura cerca subito di chiudere queste ferite. La stessa cosa vale nei nostri orti, quando andiamo a fare una lavorazione è giusto subito coprire il suolo, con cosa? Con le nostre colture ovviamente, con le nostre verdure, con i nostri cereali, ma anche con la pacciamatura, perché se no arrivano le erbe spontanee che fanno il loro lavoro, è il loro lavoro che è proprio il loro servizio ecosistemico primario, quindi quello di andare a coprire il suolo. Per cui ciò che non facciamo noi, poi lo fanno le erbe spontanee e quindi poi sarà più difficile gestirle e combatterle. Quindi la prima funzione, forse la più importante, sta proprio nel controllo delle erbe spontanee, delle erbe infestanti. Perché? Perché andando a coprire il suolo noi non facciamo arrivare la luce ai semi presenti sul suolo e quindi loro non possono germinare, oppure se germinano crescono esili di color bianco-giallino perché non prendono abbastanza luce e quindi poi sarà facile strapparle. Le nostre orticole al contrario invece prenderanno luce, anzi saranno valorizzate dal fatto che non hanno concorrenza attorno di altre piante infestanti e quindi loro prenderanno tutta la luce che vogliono e invece attorno ci sarà la pacciamatura. La seconda funzione è l'aumento della fertilità, perché se utilizziamo pacciamatura organica, nel momento in cui si degrada, essendo sostanza organica, va a rilasciare un sacco di nutrienti importantissimi per le nostre piante, azoto, fosforo, potassio e un sacco di altri microelementi. La terza funzione è idrica, perché la pacciamatura ci fa risparmiare l'acqua. Per il fatto che i raggi solari non colpiscono direttamente il suolo, ma prima c'è uno strato di pacciamatura, il terreno sotto rimane parecchio più umido. La quarta funzione è la mitigazione della temperatura, perché la pacciamatura fa da cappotto termico. Per il fatto che al suo interno si accumula l'aria, fa da isolamento termico, praticamente divide il suolo da quello che è l'ambiente esterno. Quindi in inverno avremo un suolo più al caldo e quindi delle radici più al caldo. Invece d'estate, al contrario, saremo protetti dai raggi solari e la terra non scoppierà. La quinta funzione è l'aumento della biodiversità, perché la biologia presente nel suolo si propaga molto meglio in presenza proprio della pacciamatura, perché l'ambiente sotto rimane più fresco e quindi i microrganismi riescono a propagarsi meglio. Oltretutto, se la pacciamatura è fatta da sostanza organica, ci saranno un sacco di funghi, batteri, lombrichi, quindi animali e esseri viventi che aiutano a rendere il nostro suolo più fertile, perché mangeranno la sostanza organica, la degraderanno e il nostro suolo sarà molto più sano. Se mi si chiede qual è la pacciamatura migliore, io senz'altro rispondo la pacciamatura naturale, quella con fibra organica, perché se prendiamo un telo pacciamante, prima di tutto lo paghiamo e invece probabilmente le foglie oppure il cippato con gli scarti di potatura ce li abbiamo a gratis. Basta raccogliere le foglie del cortile e del giardino, possiamo metterle nell'orto e sono un'ottima pacciamatura, anzi pacciamatura per eccellenza, quella che la natura ha come pacciamatura di base.
ma soprattutto se noi prendiamo il telo pacciamante svolgiamo solo una funzione, quella di diserbo. Tutte le altre funzioni non le svolge, non tratteniamo l'acqua e non aumentiamo la fertilità. Per cui, senza dubbio, pacciamatura organica. Ma la vera domanda è quando mettere la pacciamatura e soprattutto quanta metterne. Alla risposta quando mettere la pacciamatura è sempre. Perché la pacciamatura deve essere sempre presente sui nostri suoli, anche in inverno. Se decidiamo di non fare l'orto invernale, il suolo dobbiamo coprirlo con la paglia, col cippato. Quanta metterne dipende dal materiale che utilizziamo. Il cippato, secondo me, è il materiale migliore come pacciamatura, ma su quei suoli che sono già fertili. Se è la prima volta che magari facciamo l'orto e il suolo non è particolarmente fertile, meglio usare il fieno, la paglia, che si degradano più facilmente. Comunque col cippato bastano magari 3-4 cm perché è un materiale più compatto. Se utilizziamo la paglia e il fieno, meglio sui 10 cm. L'effetto collaterale della pacciamatura è essenzialmente uno, la semina. La semina è difficile farla direttamente in campo. Meglio fare un semenzaio prima, far crescere le piante e poi trapiantare le pianticine direttamente in orto. Perché la pacciamatura, coprendo il suolo, non permette la crescita delle infestanti, ma non permette neanche la semina delle nostre piantine. Potremmo fare cosa? Spostare tutta la pacciamatura, avere il suolo nudo, fare le semine e dopo che le piante sono cresciute rimettere la pacciamatura. A meno che si tratta ad esempio di insalate, di rucola, quelle lì le semine le possiamo tranquillamente fare perché la pacciamatura in quel caso non serve, non serve contrastare le infestanti perché nel momento della semina crescono le nostre rucole e occuperanno tutto lo spazio del suolo. E lì poi vabbè la gestione delle infestanti si fa classicamente. Con questo il video si conclude, spero vi sia stato utile. Mi raccomando, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale e soprattutto se vi vengono in mente altre funzioni della pacciamatura, scrivetela nei commenti. Anche se avete delle domande, scrivete ovviamente nei commenti. Con questo vi saluto, fate i bravi con le piante, fate i bravi con i vostri orti e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!